come Franco Villani, Franco Villani editore, e Walter De Stradis, autore del libro Nella testa di Antonio Infantino. Buonasera. Prima Buonasera. Di entrare nel vivo del nostro discorso, chiamerei qui Fatima, che ci leggerà un passo tratto dal libro di De Stradis. Sì, ma che musica volevi fare? Parlavo di Firenze per accennare agli studi che ho fatto. Nel manuale dell'architetto di Vitruvio c'è scritto che, per fare qualsiasi opera, l'architetto deve conoscere l'astronomia, la matematica, la logica e la musica. Sono tutte basi fondamentali per poter creare qualsiasi opera umana, qualsiasi. Basi che io fortunatamente ho, avendo dovuto studiare e cercare di capire com'era fatta la cupola del Duomo di Firenze per scrivere la mia tesi. Successivamente, inoltre, scoprì che c'erano molti segreti per evitare le imitazioni. Era lo stesso Leonardo da Vinci a dire che agli allievi si potevano confidare le cose, ma solo per il 99%. Il maestro deve sempre tenere per sé almeno l'1%. La tua, quindi, è una ricetta segreta, come quella della Coca-Cola? Sì, vabbè, io mi riferivo a quelli che suonano, senza nemmeno sapere le basi di quello che stanno facendo. Ma sai una cosa? Tutte queste questioni sono inutili e superflue. Se io voglio diventare famoso e Infantino è lo strumento, io prendo il suo lavoro, ne ottengo gratificazione e ci prendo pure i soldi. Diciamo che tutti hanno diritto a campare, va, anche se magari in quello che fanno rivelano l'ignoranza totale. Io invece, per arrivare a certe cose che ho suonato, ho studiato come un matto, vivendo esperienze esclusive che mi hanno arricchito e che compensano ancora oggi qualche delusione. Dietro la mia musica c'è un mondo, anzi, più di uno. Comunque, come ti dicevo, l'equivoco sul folk è nato dal nome dello storico locale, il Folk Studio, che mi ha lanciato. Ma lì c'erano i più grossi jazzisti del mondo, poeti, cantautori, eccetera. Quel nome significa semplicemente studio del popolo, ma la gente, quando sente quel termine, pensa a quelli che indossano il costume del paese e suonano la tarantella. Quindi, che significato assumeva la parola tarantolati, dal momento che le tue non sono normali tarantelle o tarante? Esiste molta ignoranza su queste cose. Tra l'altro, della tarantella in sé, a me non frega niente. Io sono andato a cercare nelle biblioteche, ho studiato e approfondito. È sciocco pensare che non bisogna considerare le origini, perché se non torni alla purezza della sorgente, berrai acqua inquinata. Solo conoscendo la sorgente si può modificare il percorso e rendere l'acqua non più contaminata. Per me la conoscenza e il rigore nello studio sono le basi, ma quando fai corpeglie e fiuto, dopo tanti esercizi si riesce a contrastare anche i pericoli. Il folklore, quindi, è una parola stupida e inutile. La questione sta nelle radici. Un albero senza radici non fa fiori e neanche si rigenera per dare ossigeno agli esseri umani. Alcuni dei libri di architettura su cui mi sono formato risalgono al 1450, Leon Battista Alberti. Dunque, per fare il Rinascimento devi studiare le cose, bisogna saperle. Da come si mette un mattone a come si fa un arco, al senso di ogni parte dell'edificio. Bisogna avere una visione classica degli elementi che nel complesso rendono l'efficacia di un edificio. Brava. Ringraziamo Fatima per la sua partecipazione. Grazie. Grazie. Allora, perché chiaramente far leggere a Fatima questo passo? Bene, prima enunciando quelli che sono i vari temi, i tre filoni del maggio del libro, abbiamo enunciato anche il tema della lettura come identità. Questo è un piccolo assaggio del libro di De Stradis, però già da questo capiamo che Antonio Infantino, un artista per definirlo in maniera sommaria, ecco, fonda quella che è la sua musica sul ritmo della taranta. Prima però di dare la parola all'autore, ho qui con me appunto il piacere di avere l'editore Franco Villani, come già detto, e ho saputo insomma che non è da tanto che fa l'editore, però è una breve carriera ma fatta già di tanti successi. Ci vuole dire qualcosa?
Sì, allora grazie, buonasera. Quando vedo un manifesto in mezzo ai libri, ovviamente il mio pensiero non è quello dell'editore, perché io ho fatto il dirigente scolastico, direttore didattico e poi preside soltanto per 32 anni, quindi più 8 da insegnante. Allora, i libri fanno crescere, i libri sono ali per la mente, insomma ci proviamo a fare ancora qualche cosa dopo aver lasciato la scuola. E sono particolarmente felice di questa esperienza nuova da editore, perché è un po' il tentativo di valorizzare, così come fanno anche i colleghi, vedo gli editori di Matera, di Marilina, altri, ma anche qui nella zona di Rio Nero, diciamo, di valorizzare quello che è il nostro patrimonio culturale. E questa sera sono qui perché del patrimonio culturale si tratta. Antonio Infantile, e non è solo locale, è un patrimonio nazionale ed internazionale. Parlare della Taranta significa ritornare agli studi di De Martino, ma poi dopo cosa è successo? Parlare di Taranta, Taranta Power, significa evocare anche Bennato. Allora io sono particolarmente felice di aver pubblicato questi due testi, uno di Walter De Stradis, della testa di Antonio Infantino, e l'altro di Marianna Nolè, che è ballerina, ma che è anche una studiosa di antropologia, che ha scritto Balla Taranta Mia, appunti di una tarantata contemporanea. E chi meglio di lei, di una che come dire, ha vissuto, convissuto fino ad ora con la Taranta, poteva descriverci quelle che erano le sue emozioni. Ecco, io non voglio aggiungere molto altro, ma la soddisfazione di rilanciare questi due personaggi, questo personaggio che è Infantino, che è conosciuto da tutti come diciamo l'ideatore del gruppo di Tricarichi Tarantolati, ma poi per tutta una serie di vicende che magari trovate descritte nel libro, quindi potete approfondire, è diventato un fenomeno nazionale ed internazionale, conosciuto un po' dappertutto. E questo studio di Marianna, poi magari nel corso della serata potrei anche ritornare sopra, diciamo dire qualche altra cosa, ma qui abbiamo gli autori, abbiamo Walter che può tranquillamente raccontarsi di come è nato. Voglio solo aggiungere questo testo, voglio solo aggiungere una cosa, purtroppo il maestro Antonio ci ha lasciato qualche mese fa, il libro noi l'avevamo fatto prima e credo che sia stata una delle ultime soddisfazioni, perché quando Antonio vedeva questo libro era felice, perché purtroppo, come sapete, nemo profeti in patria, e forse qualche volta anche noi lucani ce ne siamo un po' distratti, dimenticati, ma purtroppo capita così negli ambienti provinciali. E speriamo invece che, come dire, questo nostro tentativo di portare, di stimolare, diciamo, con le opere, con i libri, possa far crescere ancora di più il senso, diciamo, non solo di vivere praticamente nel nostro mondo con maggiore apertura di quanto magari finora non siamo riusciti a fare. Grazie. Parlando sempre del problema dell'identità, in questo momento mi viene in mente una canzone di Giorgio Gaber, il cui titolo era Io non mi sento italiano. Ora, penso che almeno una volta abbiate ascoltato. Esatto, ed è qui che volevo arrivare. Ora, il problema dell'identità italiana si pone ad hoc anche, credo, per quanto riguarda l'identità lucana. Vi è mai capitato, penso di sì, di parlare magari con qualcuno che non sapesse affatto dove si trovasse la Lucania? E nemmeno dirgli vengo dalla provincia di Potenza lo poteva aiutare. Noi quando, lasciando perdere magari che la nostra regione magari non è tanto considerata come invece dovrebbe essere, ma noi, di noi stessi, che cosa pensiamo? O meglio, che cosa sappiamo? Perché se non c'è una conoscenza e una coscienza di fondo, non credo si possa fondare un pensiero comune, quella che è appunto la vera identità. Ecco, penso che il libro di De Stradis davvero ci pone in maniera pregnante questo tipo di materia. E perché? Perché Antonio Infantino, appunto musicista lucano, ma nessuno è profeta nella propria patria, non era conosciuto come si deve, nemmeno io lo conoscevo, sarà per un fatto magari di generazione, ma mai sentito parlare di Antonio Infantino. E grazie a De Stradis sono
riuscito a conoscere, anche se in maniera indiretta, ma i libri lo sappiamo, questo è il loro grande vantaggio, di poterci aprire a tutto il mondo, sono riuscita appunto a conoscere questa grande personalità. Però voglio chiedere proprio all'autore, come mai hai deciso proprio di metterti nella testa di Antonio Infantino, tra tante teste? Problema di testa, in effetti. Proprio innanzitutto grazie per averci invitato qui, grazie all'Arci, grazie alla Fidas, grazie all'amico Danilo che c'ha sempre le antenne dritte su questi bellissimi eventi. Grazie per darci la possibilità di parlare di Antonio Infantino, della Taranta, magari anche Marianna, poi è una che la vive, vi darà insomma una testimonianza a 360 gradi. La risposta è semplice ed è fatto benissimo a fare quella prefazione, questa introduzione alla mia intervista. Io ho scritto un libro su Antonio Infantino, ti sembrerà banalissimo perché non c'erano libri su Antonio Infantino. E non è una banalità, è la dimostrazione dell'emo profeta in patria, questa locuzione che stiamo ripetendo tante volte questa sera, perché io occupandomi di altri generi musicali, affini comunque alle cose che faceva Antonio, avevo tuttavia una conoscenza superficiale, sapevo la storia dei Tarantolati di Tricarico perché sono un gruppo che ha fatto epoca nel folk revival italiano, anche se loro non facevano folk, come spiegheremo e come già ha letto la bravissima ragazza che ha interpretato i passi del libro. Quindi avevo una conoscenza superficiale, avendo avuto però occasione di parlarci, io faccio una rubrica sul Controsenso, che è il settimanale che dirigo, che si chiama Indovina chi viene a pranzo, dove intervisto personaggi in vista della regione e quindi intervista anche Antonio Infantino. E mi ha letteralmente sommerso di nozioni, la prima cosa che mi ha chiesto è se c'era anche il dolce a pranzo, chiarito questo punto ho iniziato insomma, a spiegare una piccola percentuale di quello che c'era dietro la sua musica. Io sono rimasto scioccato, ma sono rimasto scioccato quando lui mi ha dimostrato che molte delle cose che noi ascoltiamo nella musica di altri, a cominciare anche dagli aspetti visivi, lui mi ha detto guarda, Lucio Battisti ha copiato il mio look, e me lo ha dimostrato, mi ha fatto vedere il disco suo, la criniera da leone, perciò attenzione, è uscito prima di quello di Battisti, in cui c'è Battisti col CD intro col fulano. E mi spiegò perché lui aveva avuto questo inizio quasi da cantante beat, poi non avendo voluto proseguire, la casa editrice aveva investito le idee, come spesso fanno, perché all'epoca c'erano i discografici, oggi non ci sono più, ma il marketing c'è lo stesso, le idee che avevano preso da lui le avevano investite su un altro, in questo caso Lucio Battisti. Poi mi ha spiegato Battiato, De Gregori, insomma, Bennato, tutti questi personaggi che avevano attinto da lui. Io sono andato a casa, ho verificato che era così e ho detto voglio leggere un libro su Antonio Infantino, e ho visto che non ce n'erano e mi è sembrato allucinante. Allora, siccome sono un giornalista e quando mi trovo davanti a una notizia non posso far finta di guardare dall'altra parte, ho detto lo scrivo io, ed è iniziato il viaggio con Antonio Infantino. Il libro ha il sottotitolo Viaggio multimediale con lo sciamano di Tricarico, con Eugenio di Tricarico, perché è stato un viaggio. Ho approfondito, ho studiato, l'ho intervistato altre decine di volte, ci siamo nell'arco di 4 anni sentiti spessissimo al telefono. E questa cosa che diciamo del nemo profeta in patria, questo refrain che fa un po' male solo a sentirlo nelle orecchie, ritornava ogni volta che poi mi approcciavo a un artista nazionale, perché poi le cose tu devi fare l'incrocio delle fonti, perché uno può essere anche pazzo e dice guarda il razzo spaziale l'ho inventato io, poi devi verificare, e io sono andato a verificare, ho parlato con Bennato, con Peppe Barra, con il compianto Carlo D'Angio, con Teresa Desio, con i 99 posti, e quando Bennato ti dice noi abbiamo copiato Antonio Infantino, allora capisci che le cose stavano veramente così. Quando tu fai il nome di Antonio Infantino a Monio Vadia, che è un personaggio che avete visto tutti in televisione, quello si toglie il cappello, insomma ti viene il dubbio, non il dubbio, ti viene la certezza, la conferma che qui in Basilicata c'è qualcosa che non va, non torna. Che dire? Questa famosa funzione refrain del nessuno è profeta nella propria patria. A tal proposito, siccome comunque nel passo di Fatima c'era un riferimento a quello che è alla sorgente, ritorno all'origine, alle radici,
se volessimo fare un percorso ritroso, no? Questo tuo modo di raccontare, ecco, quello Antonio, la figura di Antonio, mi ricorda un po', e questo è un tema di cui abbiamo già avuto modo di parlare, mi ricorda un po' Platone che riporta i discorsi di Socrate. Socrate, sappiamo bene, non ha voluto scrivere, non ha voluto tramandarci nulla di scritto, proprio perché alla verità è no, troppo semplice, non è questa la filosofia, ci devi arrivare da solo, non te la posso scrivere io la verità. Il limite qual è? Platone, allievo di Socrate, dove finisce il pensiero di Socrate e poi dove inizia quello di Platone? Io ti chiesi, dove inizia De Stradis e dove finisce Infantino? Credo che sia giusto rendere accessibile la risposta anche al pubblico. De Stradis inizia e finisce e finirà. Infantino io l'ho definito maestro infinito, perché è un personaggio che, guarda, ancora oggi scopro delle cose su di lui che non sapevo dopo averci scritto un libro. Aveva 74 anni quando è venuto a mancare, aveva una carriera di oltre 50, ma soprattutto una carriera di letture, di creazioni, di meditazioni, di incontri. Era un personaggio, un diamante grezzo, aveva talmente tante sfaccettature che ti saresti dovuto mettere in un milione di posti diversi per guardarlo. Quindi Antonio per me è un maestro infinito. Tu hai citato la cosa di Platone. Platone parla di Atlantide, nel Timeo e nel Crizia, se non ricordo male. Questa civiltà perduta che aveva, insomma, che oggi è anche oggetto di speculazioni, perché una civiltà avanzata che poi è scomparsa. Per Antonio Infantino la civiltà, l'Atlantide era la Basilicata, era la Lucania dei Greci, c'era questa terra che ha una tradizione millenaria che noi ignoriamo, l'hai detto tu prima, e quindi lui vedeva una ricchezza straordinaria nelle nostre cose. L'altra volta ho avuto modo di confrontarmi con il professor La Rotonda, che ha scritto il libro La Maciara Indaffarata. Franco, l'editore, citava prima Ernesto De Martino. De Martino però nel tarantismo, quindi nel fenomeno, poi Mariana lo spiegherà molto meglio di me, nel fenomeno della vittima del morso della mitica tarantola che dà di matto e quindi poi ha bisogno di musicoterapia per guarire, quindi della taranta come musica, ha origini, è una cosa che ha origini antichissime, cioè, ed è una cosa che viviamo oggi in quasi tutti i generi musicali che nascono come forma di ribellione, come anche nell'hip hop, no? L'hip hop, i b-boys hanno lo scopo di raggiungere lo swag, che sarebbe lo svago, quindi fanno la break dance. Nel reggae c'è la stessa cosa. Quindi Antonio era un maestro infinito per questo, perché aveva capito quello che sanno i maestri sufi, lui era un maestro sufi, quello che sanno gli scienziati che studiano la teoria delle stringhe o la fisica quantistica, quello che sanno i santoni indiani, che tutto è collegato. Qualche tempo fa è morto Stephen Hawking ha speso una vita a cercare la teoria del tutto, una teoria che possa spiegare le varie soluzioni della fisica moderna o la fisica quantistica, Einstein, perché si contraddicono. Antonio era così, Antonio aveva capito che tutto è collegato il ritmo tribale, orgiastico, greco, così come, ed è collegato al ritmo tribale africano. Qui abbiamo gli amici che vengono dall'Africa, perché la musica e il ritmo ossessivo serviva a cacciare gli spiriti, e quindi Antonio è così. La sua Atlantide era la Basilicata, perché lui aveva capito, perché mi capita di presentare questo libro, c'è sempre qualcuno che dice sì, ma la taranta non è pugliese. Antonio proprio su questo si batteva. Però, per tornare a De Martino nel fenomeno del tarantismo ci vedeva un'incarnazione della povertà. La metafora, c'era un rito di passaggio a cui i poveri, insomma, si prestavano o credevano di vivere, perché era simbolo della loro condizione di miseria, di ignoranza. No, Antonio Infantino nella tradizione lucana, nella tradizione del sud, ci vedeva una grande ricchezza nella magia lucana, non ci credeva. Molto spesso nel libro, sì, come anche ancora letto nel post che ha avuto il piacere di presentarci Fatima, si parla della taranta e
Antonio Infantino ribadisce come quando si parla di Taranta non bisogna confonderla con il folklore, perché è una parola stupida. In realtà la Taranta dovremmo avere la consapevolezza che è una vera e propria cultura. Non è potremmo prenderla come un ballo qualsiasi, in realtà no, perché appunto nel morso della Taranta si arriva poi, leggevo, poi chiaramente Marianna potrà delucidarci ancora di più su questo argomento, si arriva alla catarsi, nel morso della Taranta c'è la pazzia, c'è quindi l'irregolarità, ed è forse questo quello che ci prende della Taranta. La nostra vita credo che sia fatta di sentimenti, e i sentimenti sono irregolari, altrimenti non ci prenderebbero, se fossero regolari sarebbe ragione. Ma il più irregolare di tutti era proprio Antonio. Molti artisti nel libro lo dicono, e non è una banalità. Il primo tarantato era veramente lui. E poi Antonio era pure un personaggio, diciamolo, che ha dato tantissimo alla musica locale, regionale e nazionale, come abbiamo avuto modo di vedere. Ma era un uomo anche dalle mille contraddizioni, io nel libro lo dico, perché insomma lui diceva: io non faccio folk, però nel folk revival ci ha sguazzato negli anni 70. Diceva: io non faccio tarantelle, però ha fatto un album che si chiama Tarantella Tarantata. Era un personaggio così, perché il libro si intitola Nella testa di Antonio Infantino, perché io sospetto, ma è un sospetto che ha delle fondamenta abbastanza solide, che neanche lui sapesse cosa c'era nella sua testa, ma perché era un personaggio in continua evoluzione. Non puoi pretendere che un intellettuale di quella fatta sia stato fino a qualche mese fa come era 50 anni prima. E poi Antonio Infantino, rifacciamoci alla teoria del tutto, recentemente è uscito un film su di lui, si vede Antonio Infantino che tamburella, ripete la cadenza del ritmo tricadicese sul libro di Bob Dylan che si chiama Tarantula. Cioè tu apri il libro di Bob Dylan che si chiama Tarantula e vedi un capitolo che si chiama Il gatto mammone. Quindi capisci che Antonio Infantino aveva preso anche da Bob Dylan, forse non l'ha mai detto, però lui riusciva a trovare quella cosa, cioè questa è una capacità che hanno le persone molto intelligenti, le persone geniali. Capire che c'è una matrice, c'è un tessuto comune, c'è un tessuto connettivo che caratterizza tutte le cose, alla fine nessuno si inventa niente, è solo evoluzione, è solo andare in circolo. Beh, non mi stupisce che Bob Dylan possa, o Infantino insomma, possano avere avuto delle influenze reciproche, insomma, perché comunque sappiamo che la musica di Infantino arriva fino in Brasile, perché comunque c'è un substrato sociale che è molto simile a quello della Lucania. E abbiamo detto, Antonio è un personaggio davvero particolare, non si può definire, è anche ambivalente in un certo senso. E proprio da questo punto di vista volevo porre una domanda all'editore Franco Villani: ma in che senso Antonio era una persona, per così dire, poliedrica, questa molteplicità del suo carattere? Beh, uno pensa ad Antonio Infantino, lo ha visto suonare e pensa che è un, tra virgolette, semplice musicista. Ma quanti sanno che Antonio Infantino era un architetto? Come architetto ha costruito tantissime chiese in Brasile, ma Antonio era anche un pittore, ha vinto dei premi, ha fatto delle mostre. Beh, insomma, pittore, musicista, architetto, filosofo, perché voglio dire, ecco, è una multidimensionalità dell'essere. E quindi questo ne fa un personaggio assolutamente contraddittorio. Ah, guardate, chi si sarebbe sognato di dire di no all'invito di andare al Festival di Sanremo 40 anni fa? Antonio ha detto: no, non ci voglio andare, non mi interessa. Antonio, 40 anni fa, 50 anni fa, se io dico Dario Fo, voi dite: Dario Fo, premio Nobel. Ma Antonio ha scoperto che quello era un che Dario Fo sarebbe stato un personaggio grande 50 anni fa, quando era un semplice attore di Milano. E lui ci andava a casa. E quando Dario Fo ha portato Antonio Infantino a casa, gli ha detto: ti presento un amico. La mamma gli ha detto: non è un amico, è la tua ombra, perché aveva la stessa, come dire, lo stesso comportamento creativo. Ecco. In questo senso noi possiamo dire che è una figura multidimensionale, perché davvero ti potevi aspettare di tutto. Ma io qui poi dico un'altra cosetta. A me è dispiaciuto averlo conosciuto
2 o 3 mesi prima che lui scomparisse. L'ho conosciuto in una sera che siamo andati a Tricarico presentandogli la copertina del libro per fargli vedere se gli piaceva. Più fortunato è stato Walter, che comunque si è sentito tante volte, ma più fortunata è stata Marianna, che dopo racconterà, perché Marianna ha ballato con Antonio, ha costruito degli spettacoli, quindi ha avuto una frequentazione molto lunga. Ecco perché io dico, in fondo, diciamo, quell'abbinamento di questi due testi ci richiamano su uno stesso fenomeno, quello che è il tarantismo, quelli che possono essere, come dire, un passato, tra virgolette, seppure rappresentato in maniera esemplare da Antonio, e anche un presente che è quello che Marianna, tra l'altro, voglio dire, è stata anche ballerina tante volte con Bennato, con i Taranta Power, quindi voglio dire, stiamo parlando di un fenomeno che ha diramazione nella diciamo nella musica attuale. Pensate anche a Ambrogio Sparagna, pensate alla Notte della Taranta. E a tal proposito io dico sempre, dopo aver letto il libro di Walter, dico, ma scusate, se poco fossimo stati un pochino più attenti, probabilmente la Notte della Taranta, invece di fargliela fare ai pugliesi, l'avremmo fatta noi, visto che avevamo Antonio di Infantino molto prima e molto più noto dei loro musicisti. Perdonatemi, ma ogni tanto questa nota polemica ci viene perché probabilmente non siamo capaci di sfruttare quelle che sono le occasioni della storia, vero signora? Ok, grazie. Danilo, sei d'accordo? Sì, ricordo di aver letto nel libro di Walter questo passo in cui egli afferma di aver rifiutato di partecipare al festival, ma la ragione credo sia semplice. Antonio, anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo, non era una persona che voleva apparire, ma voleva farsi conoscere, che sono due verbi da non confondere. Molto spesso però non si ammette di conoscerlo proprio perché il fine è quello di copiarlo. Abbiamo visto Bennato e così via, ma ricordo un episodio in particolare dove addirittura un gruppo si spacciò per i tarantolati di Tricarico, addirittura si trattò di un vero e proprio plagio che andò anche per vie giudiziarie, giusto? Non è proprio così, sostanzialmente è successo, Antonio ha creato un movimento che era quello dei tarantolati a Tricarico, e questo movimento, perché lui aveva, se tu lo sentivi parlare, lui ti spiegava, io avevo intenzione di portare tutto il paese sul palco, perché lui, avendo attinto per la sua musica alle tradizioni tricaricesi, non solo, però riteneva, poi siamo negli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, quando lui comincia a maturare questa idea nella testa, quindi c'era l'idea del collettivismo, della musica che è di tutti, eccetera. Lui voleva che fosse la musica del paese e un po' l'ha fatto, perché si calcola che in decenni di carriera abbia portato sul palco con qualcosa come 400-500 persone che sono apparse come tarantolati di Tricarico o le loro varianti. Nel 1999 alcuni di questi, uno sparuto gruppo di primi musicisti, che diciamo musicisti perché erano poi praticamente ragazzi presi dalla strada, perché lui voleva anche ripetere la cosa di Pasolini, ragazze qui del gruppo folk locale, come ce n'erano tantissimi in tutti i paesi, aveva insegnato la sua ritmica, poi la sua era una ritmica che veniva dall'Africa, veniva dall'Oriente, dove lui era stato nell'Estremo Oriente, quindi aveva visto queste ritmiche per strada, le voleva riproporre, voleva ricreare il suono della fabbrica, del lavoro dei campi, quindi insegna a questi ragazzi queste cose. Beh, dopo 25 anni alcuni di loro, pochi di loro, formano un'associazione e si danno il nome di Tarantolati di Tricarico, senza Antonio Infantino. Il problema è, sarà tutto legittimo per carità, nessuno dice niente, però il problema è che Antonio non faceva parte di questa associazione. E in quel momento in cui lui non aveva mai registrato e depositato il nome di Tarantolati di Tricarico, e loro sì, queste altre persone sì, lui ha fatto pure causa, ma si è dovuto scontrare col fatto che c'era un'associazione che aveva depositato il nome, lui porta dal giudice, poi la faccio molto breve ovviamente,
le copertine dei dischi, il giudice dice io qual è Guantoni Infantino e i tarantolati di ricarico, quindi per me sono due cose diverse. Quindi si crea questa situazione abbastanza paradossale in cui Antonio suona per i fatti suoi e c'è un altro gruppo che fa una cosa totalmente diversa, perché poi insomma non tutti sono Antonio Infantino, senza togliere nulla a nessuno, e c'è quest'altro gruppo che suona come i tarantolati di ricarico. Il fatto storico è successo anche a me, che la gente probabilmente andava a vederli sperando di ascoltare, di sentire le cose che si ricordava negli anni 70, ma ripeto, sono due cose totalmente differenti ed è giusto che si sappia, anche perché loro ci tengono a far presente che non c'entrano nulla contro Antonio Infantino, quindi con Antonio Infantino, quindi sappiate che i tarantolati di ricarico di oggi non c'entrano niente con Antonio Infantino. Antonio Infantino era un'altra cosa. Grazie per questa grazie a te.